Sì, ho 54 anni, sono un immigrato perché sono, diciamo, ormai quasi tosco-lombardo, toscano di nascita e di studi, e poi però ormai la maggior parte della mia vita l'ho vissuta a Milano, dove sono venuto per lavorare un paio d'anni, poi ho trovato mia moglie. Motivo per restare. Ho imparato che le donne lombarde non si smuovono dal loro luogo natio e quindi vivo a Milano con mia moglie e mia figlia, che però ha deciso di tornare a studiare in Toscana, avendo scelto anche la stessa specializzazione del padre, e Ripercorre, diciamo. quindi non ha voluto ripercorrere laddove il padre lavora, secondo me opportunamente. A Milano io mi occupo essenzialmente di insegnamento e ricerca universitaria presso l'Università Statale, in passato anche presso l'Università Cattolica, e svolgo la professione di avvocato. Mi interesso in particolare di problemi attinenti ai diritti costituzionali Esperienza fondamentali. molto, molto particolare. Io, essendo credente, ho una posizione molto netta contraria ad ogni ipotesi di legalizzazione dell'eutanasia, e quindi quando ho incontrato Peppino Englaro per la prima volta ero convinto di doverlo convincere ad esistere. Poi mi sono reso conto che quel problema era diverso. E mi ha convinto lui, nel senso che ho capito che c'era un problema del diritto di ciascuna persona di non mettere il proprio corpo in modo indefinito e illimitato nelle mani di un altro. E quindi il caso è cominciato così, è stato poi un caso molto più lungo e tormentato di quanto è apparso sulle cronache, e credo sia stato un caso comunque importante, anche se poi le risposte della politica sono state diverse, non tutte soddisfacenti. Ma ha posto un problema che andava posto in Italia dopo essere stato posto in La larga parte del giornata mondo. Di lavoro è purtroppo molto semplice, significa mattinata in università o in studio, e pomeriggio in università o in studio. Purtroppo anche molto, molto a lungo, perché sono lavori che richiedono un impegno molto importante. Le giornate di vacanza le distinguerei se sono in città o se sono invece delle vacanze che io chiamo vere. Quelle in città sono delle giornate semilavorative, cioè in cui cerco di fare un po' di sport. Io pratico molto il nuoto, di stare un po' in famiglia, giocare magari con il mio cane e di fare dei lavori che mi piacciono di più, ma non sono delle vere giornate d'ozio. L'ozio vero invece io lo concepisco in luoghi lontani. Il mio luogo ideale di vacanza, che frequento da molti anni, è un'isoletta siciliana, l'isoletta di Alicudi, per rendere l'idea, non ha strade, quindi non ha automobili, non ha illuminazione pubblica, Da poco la corrente. ha da pochissimo la corrente, e per convenzione tra gli abitanti, perché non c'è nessun'altra, non si usano né radio né televisione, mentre i telefoni cellulari prendono molto a fatica. Il che consente di selezionare i contatti col mondo esterno. Per me quella è una vera vacanza, cioè il ritorno ad una situazione, diciamo così, di Il deserto dei pace. Tartari di Dino Buzzati. Per me è un libro Il meraviglioso, un documentario libro da di cui non leggere. ricordo in questo momento il titolo, sulla campagna elettorale di Bob Kennedy. Io credo che si conclude poi con la uccisione di Bob Kennedy. Io credo che dovremmo
rivederlo tutti per riscoprire che si può credere in alcuni valori politici e cercare di praticarli anche a partire da qualsiasi situazione sociale, in una condizione che apparentemente potrebbe suggerire il contrario. E quindi mi pare una cosa molto bella, un film in un certo senso storico, ma che ha una stretta attinenza con quello che dovrebbe succedere oggi. Un film sulla passione politica. Un film sulla passione politica. Un'ultima cosa curiosa: questa campagna ti farà percorrere tante strade, tanti chilometri, perché comunque è una campagna impegnativa a livello regionale, ma so che non guidi. Sì, non guido da molti anni, anzi, per la verità, non guida nemmeno mia moglie, quindi siamo nemmeno mia figlia, quindi siamo una famiglia senza automobili. Anche per questo sono per lo sviluppo dei trasporti pubblici collettivi, ma devo dire che se si passa il primo periodo, io ho smesso di andare in automobile come altri smettono di fumare, dopo se ne ha un gran giovamento sul piano della propria tranquillità e anche della godibilità degli spostamenti e dei viaggi. Quindi bicicletta, ad esempio? Bicicletta molto, in città sempre bicicletta, sì. E il resto? Amici o treno? No, il resto treno. Devo dire, il treno è quello che preferisco, poi purtroppo spesso l'aereo perché accorcia le distanze, ma il treno è la cosa che preferisco. Si può vedere, si può leggere, si può lavorare, si può chiacchierare. Quello che mi ha sempre colpito di Milano, venendo da una città non piccola come Firenze, ma molto diversa, è il fatto che Milano ha dentro tante città. A me piace il quartiere in cui abito, quello intorno al Parco Sempione, ma la cosa che più mi piace di Milano è che, passando da questo quartiere a quello di Brera, è già un'altra Milano. Se si arriva in Piazza San Babila è un'altra ancora diversa, cioè una città che contiene molte città al suo interno, e questo credo che sia una delle sue bellezze, forse un po' sottovalutate, non credo tanto dai milanesi che la abitano da molto tempo, ma da chi viene da fuori magari per poco tempo. Una volta la diversità e l'accoglienza si diceva fossero termini propri dei milanesi, no? Che fosse nella dote della città. E questo purtroppo io credo che sia profondamente cambiato, ma che questo sia un impoverimento forte della città di Milano. E temo anche che quando torneremo ad essere diversi, questo significherà che anche dal punto di vista economico, sociale e culturale, Milano sarà tornata ad avere quel pieno ruolo di traino della realtà italiana che ha avuto per molti anni, forse per secoli addirittura, e che ora è un po' offuscato obiettivamente. E proprio da questo offuscamento, secondo me, nasce anche questa difficoltà di rapportarsi con gli altri, in una città in cui io credo, se faccio la genealogia dei miei amici, di milanesi veri, diciamo, da quattro generazioni non se ne trovano, insomma, tutti sono arrivati a Milano, e questa è una delle ricchezze di Milano, naturalmente, il raccogliere, poi spesso anche diciamo il meglio. Sinceramente non pensavo assolutamente ad una candidatura di questo tipo, quindi questa mia caduta, diciamo, tra capo e collo nei conversari con gli amici che hanno dato vita a questa esperienza della mozione di Marino, la vivo con grande entusiasmo, un po' di fatica e un po' d'ansia per le cose che sto lasciando indietro, trattandosi appunto di un'esperienza imprevista. Grazie.